che non pensiamo a una partita di riposo per Di Lorenzo? Di Lorenzo quest'anno, non dico che è lontano parente di quello visto l'anno scorso, però sta facendo tanti errori. Teniamo presente che mercoledì c'è la partita di Champions col Barcellona, quindi io un turno di riposo a Di Lorenzo col Genoa glielo farei fare. E allora signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario Detto del Darion e oggi in questo mercoledì di San Valentino siamo qui riuniti per parlare delle ultime di formazione su Napoli-Genoa, la partita che si giocherà sabato, una partita che definire decisiva è dir poco, anche se onestamente per me le speranze sono veramente pochissime di arrivare a finale al quarto posto. Comunque parliamo un po' di quelle che dovrebbero essere le scelte di Mazzarri per sabato. Allora, io metto subito qui l'immaginina che mi sono creato prima e aspettate, aspettate, perché giustamente devo farlo da computer, non devo farlo manualmente. Allora, questa è la, diciamo, sono le ultime notizie sulla formazione per quanto riguarda sabato. E già notate una cosa. Si sta parlando di un ritorno al 4-3-3 e qui già voglio aprire un tema. Secondo me, fare il 4-3-3 oggi e domani ritorna la difesa a 3 e poi fa il 4-2-3-1. Cioè, Mazzarri sta adottando più schemi diversi tra di loro, perché col Verona sei partito col 4-3-3 e hai finito col 4-2-3-1. Col Milan, difesa a 3 che poi è diventata difesa a 5, cioè non c'è uno schema fisso e Mazzarri sta utilizzando più schemi diversi. Secondo me sta cosa può portare un po' di confusione tra i giocatori. Cioè, avere il piano A, il piano B e il piano C va bene, cioè avere sempre delle alternative è anche importante, però per avere delle alternative, cioè prima di tutto devi avere una certezza, una base solida su cui poi pensare a delle alternative. In questo momento, qual è la base solida da cui partire? Per Mazzarri non si sa, perché oggi fai il 4-3-3, domani ritorni alla difesa 3, tra 2 giornate fai il 4-2-3-1. Cioè ogni giornata Mazzarri cambia una formazione e secondo me sta cosa non è proprio ottima. Quindi con il Genoa si parla di questo 4-3-3 con dei vari ballottaggi. Ora, la cosa importante da dire è che l'infermeria è completamente vuota, non c'è più nessun infortunato, c'è giusto uno squalificato che è Juan Jesus, quindi non ci sarà sabato, e poi c'è Osimhen che deve rientrare da pare che verrà convocato. Ora voglio aprire giusto una piccola parentesi su Osimhen, ripeto un po' quello che ho detto nel post che ho messo qualche ora fa, una cosa che a me onestamente non piace ed è purtroppo una realtà che viviamo è quella della disinformazione barra incapacità barra malafede, anche perché metto tutto nel calderone di certa stampa. Perché dico questo? Perché ancora una volta si è creata una narrazione su Osimhen. Una parte della stampa diceva che Osimhen, ed era anche una stampa importante, diceva che Osimhen sarebbe rientrato sabato mattina, quindi non sarebbe stato convocato per la partita contro il Genoa. Perché sarebbe tornato sabato? Perché c'erano dei problemi in Nigeria, si era parlato di un Osimhen che aveva chiesto un permesso alla società, si era parlato di onorificenze da parte del presidente della Repubblica Nigeriana per la finale persa contro diciamo, per la finale persa in Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio. Comunque si era parlato di un sacco di cose. La cosa che però ha fatto pensare a molti è Chukwueze e Lookman, che sono nigeriani come Osimhen, uno torna mi pare oggi e l'altro torna domani, cioè sarebbero rientrati subito nelle rispettive squadre. Perché invece Osimhen deve restare fino a sabato? E quindi qui alimenti dubbi, alimenti anche complotti, dice tanto Osimhen 10 milioni può fare quello che vuole. Quindi questa narrazione ha portato a dei complotti, chiamiamoli così, da parte della tifoseria. E ha portato ovviamente a ulteriore malcontento nei confronti di Osimhen da parte dei tifosi. E vi dico la verità, c'ero dentro anch'io, perché tu dici no, vedi Lookman e Chukwueze che tornano subito, mentre Osimhen torna sabato.
in una situazione dove adesso Osimhen è fondamentale, perché non solo facciamo fatica a tirare e andare a segnare, ma quelle poche volte che andiamo a tirare non c'entriamo manco la porta. Osimhen in questo momento è fondamentale. E quindi tu dici: ma perché in una situazione del genere pensa ai fatti suoi in Nigeria e non pensa a tornare subito al Napoli a darci una mano? Ok, quindi mi ci metto anch'io dentro questa situazione. Che succede poi? Alvino fa un tweet, Alvino su tante cose abbastanza discutibile, però la cosa, diciamo, una certezza c'è, cioè lui ha contatti diretti con la società, quindi se dice certe cose è perché sa certe cose. Ci ha detto praticamente che Osimhen ha praticamente problemi gastrointestinali. Si è parlato addirittura di una perdita di peso da parte di Osimhen, però ha detto che non c'era nessun caso strano e che domani mattina sarebbe tornato a Napoli e sarebbe quindi stato convocato per la partita col Genoa. Dovrebbe tornare domani e quindi per la partita contro il Genoa sarà sicuramente convocato Osimhen. Bisogna vedere però se partirà dal primo minuto. A oggi la situazione ci dice che c'è un ballottaggio tra Simeone e Raspadori per il ruolo di punta. Per quanto riguarda invece la difesa, Meret è tornato a disposizione e pare che sia in ballottaggio con Gollini. Io onestamente farei continuare Gollini perché comunque al netto di qualche errore, tipo come quello contro il Milan, nel complesso ha fatto bene, quindi secondo me si merita la conferma. In difesa dovrebbe tornare Nathan dal primo minuto. Non c'è Juan Jesus, come vi ho detto prima, perché è squalificato. L'unico ballottaggio è quello a sinistra, Mazzocchi con Mario Rui. Diciamo che adesso Mazzocchi ha preso un po' più di considerazione da parte di Mazzarri e adesso addirittura potrebbe scalzare sia Mario Rui che Olivera sulla sinistra. A destra confermatissimo Di Lorenzo. E io qui, piccola parentesi, perché non pensiamo a una partita di riposo per Di Lorenzo? Di Lorenzo quest'anno non dico che è lontano parente di quello visto l'anno scorso, però sta facendo tanti errori. Teniamo presente che mercoledì c'è la partita di Champions col Barcellona, quindi io un turno di riposo a Di Lorenzo col Genoa glielo farei fare. Approfitto per chiedervi nei commenti la vostra formazione. Voi che formazione schierereste contro il Genoa sabato? Ecco, chiusa parentesi, continuiamo. Centrocampo, Lobotka e Anguissa sicuri del posto. Anche qui io, specialmente su Anguissa, penserei a una panchina. Perché onestamente, ragazzi, Anguissa quest'anno pure lui. Cioè, sta facendo veramente delle prestazioni molto, 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 molto al di sotto delle sue capacità. E poi il ballottaggio principale, che probabilmente è anche il ballottaggio che deciderà il modulo di partenza, Kaijus Lindstrom. Col Verona abbiamo visto che il centrocampo con Kaijus e Anguissa mezzali non funziona, perché Anguissa non è una mezzala di inserimento, Kaijus non è una mezzala di inserimento, è un centrocampo fatto più di muscoli che di qualità. Se devi giocare con una mezzala che si inserisce e vuoi giocare col centrocampo a 3, lì secondo me devi mettere o Zielinski o Traoré, visto che questo Traoré dovrebbe essere il futuro del Napoli, come ha detto De Laurentiis, però finora 0 minuti fatti. Oppure metti Lindstrom e quindi si passa al 4-2-3-1, che per me, ripeto, è l'assetto migliore che abbiamo al momento, diciamo, che si può utilizzare, perché è quello che secondo me si sposa meglio con le caratteristiche della rosa attuale. Quindi o si fa 4-3-3 con Kaijus, oppure 4-2-3-1 con Lindstrom. In attacco c'è soltanto il problema della punta, Simeone o Raspadori. Quindi questa è un po' la situazione per quanto riguarda la formazione. Purtroppo sono costretto a ripetermi, ragazzi, perché questo bisogna secondo me dire. Il Napoli oggi secondo me è costruito per giocare con i tre trequartisti dietro la punta, perché ne abbiamo proprio numericamente, abbiamo più trequartisti che mediani. Tu puoi giocare con qualsiasi modulo vuoi, ma se i principi di gioco sono quel che sono, fatichi anche col 4-2-3-1. Anche se tu dici no, una tre quarti Kvara, Lindstrom, Politano e Osimhen, dici qualcosa loro te la portano sempre a casa, ti creano sempre quel pericolo, ti tirano sempre qualcosa fuori dal cilindro. È vero, però se tu attorno a questa tre quarti ci costruisci un'identità di gioco che funziona, vedete che poi prenderai magari due gol, ma ne farai quattro, ne farai cinque. Cioè, il potenziale offensivo ce l'abbiamo. Il problema è che non viene valorizzato. È quello, secondo me, il problema. Perché i principi di gioco di Mazzarri sono prettamente difensivi. Io spero che col Genoa si vada col 4-2-3-1 con Lindstrom, Kvara,
Politano o Gonge dietro alla punta, e spero che Mazzarri capisca finalmente la strada a seguire. Fatemi sapere la vostra nei commenti, che formazione schierereste sabato contro il Genoa? Ditemi la vostra nei commenti, lasciate un like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella che è totalmente gratuito. E detto questo, signori, noi ci vediamo alla prossima, e sempre comunque forza Napoli, quello sempre. Ah, mi dimenticavo, Conte ha definitivamente scartato il Napoli per l'anno prossimo, eh.